Nei romanzi polizieschi, cui una buona parte dell'umanità si abbevera, il delitto si offre all'indagine come un quadro i cui elementi materiali, le radici del sospetto, sono presto o tardi facilmente ricongiungibili con la figura di uno o più colpevoli. Nei romanzi polizieschi, cioè, la giustizia ha un compito facile. Nella realtà, però, le cose stanno diversamente. Il numero dei delitti che restano impuniti nella realtà è alto. Non perché sia basso l'intelletto degli investigatori, ma perché gli elementi che un delitto offre sono insufficienti, ambigui e difficilmente interpretabili, soprattutto quando un delitto è commesso o organizzato da una persona o da un gruppo di persone che ha come massimo obiettivo quello di fare dell'impunità un sistema di vita.